solo felice, c'è una collaborazione tra le due associazioni. Oggi siamo qui proprio per parlare di questo evento, ma già ve lo dico subito, non parleremo solo di storia, ma affronteremo, anche se in maniera rapida, una questione di tempistiche, altri aspetti di carattere psicologico e filosofico. Inoltre vedremo anche qualcosa dal punto di vista tecnico, in maniera un po' rapida, però comunque vedremo anche quello. Vi prego, ovviamente, se avete interventi fateli. Purtroppo entro le 6:30, 6:35, così siamo un po' stati i tempi, dovremmo avviarci alla conclusione, però liberissimi di intervenire, perché il mio scopo, quello di Carmelo, di tutti noi, è quello di avere un'interazione, perché se parlo solo io mi ascolto e non ha tanto senso. Quindi, questo come preambolo. Oggi parleremo quindi della Grande Guerra. Siamo al Museo del Novecento, chiaramente immagino che tutti voi abbiate studiato la Grande Guerra, insomma la Prima Guerra Mondiale, e vi chiedo, non so, già inizialmente questa cosa, non so, magari avete avuto parenti, qualcuno che, diciamo, ha affrontato questa guerra, magari un nonno, uno zio, non so, vi è capitato, ecco, di avere qualche storia sulla Grande Guerra, proprio personale, se vi è capitato. Io sì. Siamo qui per questo. Cosa più... Ciao, Filippo. Allora, io, scusate, ma mi commuovo un po' perché il padre di mio nonno è morto in questa guerra, si chiamava Carmelo, è partito da un paesino, da Fiume di Nisi, era un contadino, quindi uno di questi contadini del sud era mio nonno, cioè il padre del nonno, ha lasciato un bambino di 5 anni che non ha più visto, la moglie che poi è morta di crepacuore. Il mio pensiero va a lui, che è partito e non è più tornato, è morto a Caporetto con tantissimi altri soldati del sud. E insomma, se io sono qua è anche grazie a questo nonno che non ho conosciuto, questo nonno Carmelo di Ciuccio. Quindi veramente c'è, cioè, questa sofferenza, questo dolore che noi non possiamo immaginare. Io adesso farei leggere un testo al signor Michele, che appunto è un attore e si è appunto gentilmente predisposto a fare questa lettura, e niente, lo ascolteremo appunto in silenzio. Lettere scritte da Giuseppe Ubertini. Paradis, 12 maggio 1917. Cara mamma, questa mattina alle 5 abbiamo sentito un grande bombardamento ed improvvisamente è venuto l'ordine del colonnello per la partenza verso il fronte. Non ci siamo meravigliati, perché, come ti avvisai, prevedevamo da tempo questa azione. Questa sera partiamo verso Gorizia, vicino a Lucinico. Da lì ci sposteremo verso Gorizia e da Gorizia parteciperemo all'azione di San Marco. Ancora due o tre giorni al massimo e saremo già in azione. Attendiamo con ansia l'avanzata, che speriamo sia di breve durata e che ci renda molto. Se tra 15 giorni saremo vivi, saremo felici. Lo spero e lo credo. Io non debbo morire. Ti manderò ogni giorno mie notizie. Baci infiniti a tutti. Tuo Giuseppe. 14 maggio 1917. Ore 10:45. Caro fratello, l'artiglieria tuona continuamente. Le fanterie si sono già lanciate all'assalto. Fra pochi minuti anche noi saremo impegnati. L'ordine è già arrivato. Coraggio! Baciandoti, ti invio i miei saluti più cari. Tuo Giuseppe. 17 maggio 1917.
Cara mamma, ora che è calata la bufera, ti scrivo gli avvenimenti accaduti. Sono ancora in preda ad una grande emozione. Gli avvenimenti che sono accaduti ieri non hanno parole bastevoli ad esprimere la loro gravità. Da San Marco siamo passati a sinistra, in un fronte nuovo. La notte di ieri è stata impiegata a dare il cambio al reggimento in linea. Finito il cambio, alle 4 del mattino, abbiamo subito avuto l'ordine di avanzare. Eravamo stanchi, pieni di sonno, e dovevamo studiare il modo per avanzare sino alla linea nemica. Nessuno aveva cognizione esatta di questa linea, ma dovevamo avanzare a tutti i costi. Erano le 6 e sino alle 10 potevamo dormire. Ero stanco, ma come poter dormire se fra poche ore forse la mia vita cessava? Tentai di farlo, ma la mia mente non faceva altro che brutti pensieri. Volevo pensare a cose buone, ma vedevo purtroppo l'ignoto. Alle 10 precise, sotto il nostro bombardamento, abbiamo cercato di avanzare. Della mia compagnia eravamo 4 ufficiali, il tenente comandante, la compagnia e altri 3 sottotenenti. Ora sono rimasto solo. Non so come. Appena il nemico ci ha visti uscire dalla trincea, ha incominciato il tiro con le mitragliatrici. Le pallottole picchiavano a migliaia sul ciglio della nostra trincea. Il tenente, un bravo e valoroso ufficiale, si era lanciato avanti inebriato dalla vittoria. Dovetti sparare parecchi colpi di rivoltella, naturalmente in aria, per convincerli ad uscire. Vedevo il pericolo e dovevo spingere anche gli altri. Il mio compito era bruttissimo. Migliaia di proiettili ci scoppiavano vicini. Uscì anch'io e, dato il nuovo terreno e con pochissimi uomini, mi trovai un po' a disagio. Avanzavo a sbalzi di buca in buca. Vedevo dal ciglio delle buche sollevarsi terra. Erano pallottole di mitragliatrice che ci volevano scoprire ed uccidere. Erano le 10 e fino a sera dovevamo rimanere lì allo scoperto, sotto il fuoco infernale del nemico. Rimasi con pochi soldati e da sbalzi avanzai. Solo sbalzando di qua e di là, non conoscendo il terreno, andai a finire al reggimento di destra, col quale ci impegnammo a fondo. Si doveva conquistare una cima e la raggiungemmo, e centinaia di bombe caddero sopra la trincea nemica. Cercammo di avanzare oltre, ma la loro mitragliatrice falciava. Queste mitragliatrici sono per lo più internate e non si possono scoprire. Verso sera, sempre a sbalzi, cercai la mia compagnia. Non so quante centinaia di schegge e di pallottole mi sono passate accanto. La mia compagnia si era ritirata. Tutti gli ufficiali erano scomparsi. Il tenente comandante, ferito gravemente, un sottotenente morto, l'altro ancora disperso. Ritornato in compagnia, vidi che il mio arrivo fu fatto segno ad una grande meraviglia e contentezza. Tutti mi credevano morto. Il capitano comandante il battaglione fu contentissimo e lì seppi tutte le perdite del battaglione. Ero veramente esausto. In tutto il giorno non avevo toccato un pezzo di pane. È stata una giornata indimenticabile. Tanti miei soldati li ho visti cadere. Ora che ci ripenso, mi sembra orribile. La visione del campo di battaglia, tutto coperto di fuoco e di fumo, di alberi che saltavano, di enormi colonne di terra che tutto coprivano.
quest'idea mi durerà finché vivo. D'un colpo ho dovuto prendere il comando della compagnia in linea. Basta! Quello che è stato, basta! Non pensiamoci più. Io sto bene. Salute ottima. Mando a te e fratelli miei i migliori baci. Tuo Giuseppe. E come vedete c'è poco da aggiungere su queste parole, perché il discorso è che sostanzialmente noi non capiremo mai un qualcosa se non tramite chi ha vissuto quegli eventi. Perché parlare sì della storia lo possiamo fare in tanti, però il vedere quello che è stato vissuto tramite gli occhi di una persona che l'ha vissuto è sempre un qualcosa di diverso e ci fa comprendere, ci fa riflettere su quanto poi anche la vita sia un momento e il momento dopo mai non c'è più. E lui ha avuto questo, ha affrontato questo, cioè ha affrontato un istante che poteva essere l'ultimo, e questa è stata la tensione che si è portata anche dietro. Vediamo l'ultimo elemento della guerra fino alla sua conclusione. Poi ho scritto, ho preso un'altra piccola lettera, questa la leggo rapidamente io, però com'era cambiato il clima nel 18, perché poi nella guerra del solstizio, con la vittoria del solstizio, un pochino le cose cambiano e chiaramente l'animo è diverso. Scrive il soldato Mariano: carissimo papà, ho ricevuto la tua carissima lettera in data 14 corrente mese, giacché ho trovato gentilmente un collega che mi ha regalato una cartolina. Formulo la presente per comunicarti che, per quanto stanchissimo, pure sto bene e fresco di malattia, risento relativamente poco il peso di 6 notti e 6 giorni di tensione nervosa ininterrotta. La battaglia è grandiosa e, come saprete, nei giornali le cose vanno bene. Insomma, chiaramente, quando le cose comunque vanno bene, sempre un minimo in più di speranza c'è. Ora vorrei, e poi mi accingo alla conclusione con un'ultima cosa, far sentire una canzone, quella del Piave, che è una canzone che secondo me è molto, molto bella, evocativa più che altro anche di quello che è stato lo sforzo dei soldati, dei fanti, cioè di persone comuni che però erano chiamate a fare un qualcosa di estremamente difficile. Presentiamo Aldo Lo Faro. Grazie. Questa canzone che mi è stata proposta la conosco quando ero ragazzino, perché io nei 58 anni, 45 anni fa, già conoscevo questa canzone, che si cheggiava, si sentiva, no? E quindi la faccio. Il Piave mormorava calde e placide al passaggio, dai primi fatti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico la barriera. Tutti passarono quella notte fanti, tacere bisognava andare avanti, su diventando dall'amate scorte, sommesso il lieve tributa dell'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, chi piave poco non passa lo straniero. La notte fresca si parlò di un fosco evento e il Piave si perdì e non a quanta gente ha visto venir giù lasciare il tetto perché il nemico erruppe il caporetto. Proprio ovunque dai lontani monti venivano a gredir tutti i suoi ponti, s'udivano dalle violate sponde, sommesse triste il mormorio dell'onde. Come si chiossi quell'autunno nero, chi piave mormorò, ritorna lo straniero. E ritornò il nemico per l'orgoglio e per la fame, volendo darle tutte le sue brame. Ed è il piano amico di lassù voler ancora, stavarsi in tributi a me allora. Lo disse no di tutti e questi fatti, ma il piccolo vince tutti e passa avanti. Si vide il piano a ricordare sconti, e con i fatti converte alle onde. Rosso del sangue del navigatero,
il piano è indietro a straniero, dietro il giorno il nemico, fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolta dal vento. Usati il battaglio, portare le schiere, tu lo vidi, bisogna completare gli artisti. In Francia ti l'Italia con valore, le forche e l'armi dell'impiccatore, sicuri e l'armi di penale sporco, e tanto il piave si braccia alle onde, sul petto sono vinti con gli imperi, la pace non trovo, ha preso lo stranieri. Poi incoraggia anche, incoraggiava quelli tutti, no? Poi questa è l'idea, almeno diciamo nella sostanza, ma soprattutto noi la conosciamo anche come un ricordo molto bello di quello che poteva essere, come dire, la lotta per la patria, chiaramente noi con quello che possiamo sapere. Scusa, perché sì. Posso dire una cosa? Sì. C'era anche però, oltre a questo, però c'erano anche i canti, sempre i soldati come... Messo al cimitero di Nesoldà, o Gorizia, tu sei maledetta, che invece raccontavano l'altro aspetto della guerra, quello che tu hai, diciamo, messo in luce con, per esempio, i ragazzi del sud, i contadini che andavano a combattere una guerra, non sapevano neanche per chi e per che cosa, semplicemente perché dovevano farlo, che a quei tempi, appunto, non ci si poteva permettere di fare diversamente. Certo, chiaramente questo, diciamo, come tu hai detto benissimo, è un lato della medaglia. Sì. Preferivo però mettere la canzone del Piave proprio per ricordare quantomeno, ecco, anche se per quello che può essere, no? Comunque ricordare anche lo sforzo, no? In maniera non positiva, però nel senso orgogliosa, no? Di queste persone che sono andate a morire. E secondo me il Piave la raccoglie al massimo questa idea. Quindi in regola aspettative attese. Sostanzialmente nell'esercito, io ho anche letto un paio di libri, uno di questi di Nino Buzzati, in cui i soldati, lì si rappresenta come Giovanni Drogo nel libro Un anno, no, un anno sotto il piano e l'altro, il deserto dei Tartari, volevo dire. Il deserto dei Tartari sostanzialmente come appunto un soldato che ha delle aspettative e delle aspirazioni, come ognuno di noi. Ora, Giovanni Drogo, questo soldato, vive in una fortezza e aspetta, aspira a che ci sia una guerra, a che ci sia una guerra con i Tartari. Un giorno questa guerra arriverà, perché i Tartari arriveranno, ma quando lui sarà ormai malato e non potrà più far nulla, cioè a un certo punto lui sarà impossibilitato a muoversi. Ora, questo ultimissimo pensiero, e mi rivolgo a voi, a volte nella vita può capitare, e oggi anche se siamo in una situazione comunque di pace, di avere, come dire, di sperare di fare qualcosa e di ottenere magari appunto gloria, fama, riconoscimento. E magari nell'attesa stare lì ad attendere che arrivi. Ma in questa maniera, e qua vi chiedo la vostra riflessione, stiamo veramente facendo un passo verso quello a cui vogliamo andare, oppure facciamo sì che sia l'esterno ad agire per noi e a scegliere per noi? Ovviamente è una domanda che rivolgo a tutti. Chi vuole? Io penso che l'uomo che ha bisogno di vittoria è colui che è sempre in vendita. Chi non ha bisogno di competere, non ha bisogno di vittoria, ha già vinto. Perché inculca questo? Purtroppo, già da quando nasciamo, ci dicono devi vincere, devi vincere, e quindi c'è sempre un nemico da battere e da vincere. Vorrei immaginare un mondo in cui il primo aspetta il secondo, il terzo e il quarto, e tutti insieme attraversano per mano la tutta la parte. Questo è un pensiero molto... Posso intervenire? Sì, sì, sì. Sì. Prego. Vado a fare due considerazioni. Sì, sì, assolutamente. Dicevi, Vippo, voglio immaginare un mondo, dobbiamo veramente fare degli sforzi per realizzare la pace nel mondo. E la mia filosofia di vita, che è il buddismo, prevede 10 stati vitali. Gli stati più alti sono quelli in cui proprio
si va verso la felicità. Uno dei più bassi è quello che hanno denominato animalità. Ora, poco fa Carmelo diceva, facciamo un esempio di come si può vivere in trincea anche al giorno d'oggi. Ci sono tantissimi episodi di animalità. Pensavo a mia figlia che oggi mi raccontava, mamma, tu non hai idea, mia figlia ha 15 anni, quello che c'è a Piazza Antonello la sera, soprattutto il sabato. Dice, l'altra volta ho assistito a una scena terrificante, cioè questo ragazzo che ha vissuto, questo qua è un ragazzo in trincea. Un ragazzo ha preso un altro, l'ha buttato alla scala, dice mamma, me l'ha lanciato come se fosse una palla. Cioè, immaginiamo che cosa succede nel cuore di chi subisce questa animalità. E questa, diciamo, questo stato d'animo, per carità, niente a che vedere con quello che può essere successo veramente a un soldato in guerra. Oggi ci sono i cellulari, ci sono tanti sistemi di comunicazione. Vorrei aggiungere, sì. Tu prima hai parlato di nazionalismo, sì. io sono di origine italiana e non sono della nazione italiana, nel senso non mi tengo, anche perché vorrei immaginare che a volte che si sparano i soldati, si spara a tre generali, i generali non muoiono mai. Una volta mi trovavo in Tanzania. Volevo chiedere comunque se un problema. No, un secondo. Mi trovavo in Tanzania, dovevo rientrare verso l'aeroporto, era già tardi. Un ragazzo mi ha preso quasi per mano nero, perché poi mi ha messo quasi per strada. Chi è mio fratello? Colui il quale sta nella porta accanto e magari mi dà una pugnalata, o colui il quale di qualsiasi colore è mi aiuta per la vita? Ma questo assolutamente, infatti, funziona. Si sente da loro. A livello video funziona. Va bene, io concludo perché devo andare a vedere anche io, che mia figlia mi aspetta. Dico, non dobbiamo solo immaginare, dobbiamo fare ognuno di noi, proprio il nostro piccolo, qualsiasi sforzo, perché davvero la pace è reale quando non ti inculcano la competizione, quando non ti inculcano, e oggi più che mai il ricco, colui il quale ha, e finché c'è la scissione di classe ci sarà sempre competizione. Però la guerra è anche proprio accanto a noi, ecco, non è solo quella, è proprio sincera. Vabbè, fagli un te a lui, secondo me. Grazie. Funziona il microfono. Sì, dell'odio. Secondo sì. Me l'assenza di competizione c'è una cosa che se no non esiste, ci sarà sempre. Perché è proprio natura umana. Allora, secondo me bisogna spostare il focus, buona parte del focus, nella competizione con se stessi. Parte del focus. Comunque rimarrete in realtà. Andiamo subito, gli anni precedenti la Grande Guerra, perché se non spieghiamo un po' che cosa è successo prima, non capiamo quello che è arrivato dopo. Sicuramente il contesto tecnologico e sociale hanno giocato un ruolo importante nell'arrivo della Grande Guerra. Ovviamente c'è anche l'aspetto politico, l'aspetto economico, ci sono varie motivazioni, non c'è mai un elemento unico e basta, ma ci sono sempre più elementi che poi portano a un evento. Però ecco, diciamo che sicuramente la seconda rivoluzione industriale, in particolare il treno, ma non solo il treno, anche come vedremo anche le armi chimiche, diventeranno un elemento importante della prima guerra mondiale e soprattutto poi anche andando avanti nella seconda guerra mondiale. La gente in questo periodo, cioè voi immaginate la gente che stava nelle grandi città, nelle grandi metropoli d'Europa, in particolare Parigi, ma anche in Italia, a Milano, vedeva la vita con una certa positività. Infatti era l'era del positivismo, in filosofia c'era quest'epoca, era chiamata positivismo, cioè questo filone più che altro, che era quello del positivismo, per cui si credeva che col progresso tecnologico l'uomo potesse superare i propri limiti. I limiti che magari erano dettati, non so, dall'ignoranza o comunque da elementi irrazionali, no? Mentre pian piano, con le scoperte tecnologiche, si pensava che si riusciva ad avere un effetto positivo proprio sulla vita dell'uomo. E in un certo senso, in parte, è stato così. Chiaramente però le nuove tecnologie, le nuove scoperte hanno avuto sicuramente un impatto importante e positivo sulla vita dell'uomo, ma poi le scelte anche di utilizzare determinate armi è scaturito proprio dalla scoperta di come combinare
appunto magari per esempio l'acciaio, di come creare delle pallottole diverse rispetto a quelle precedenti, e vedremo anche questo. Vabbè, il simbolo della Belle Époque un po' è la Torre Eiffel, che è appunto, diciamo, l'elemento caratterizzante di questi anni, fine degli anni 90 dell'Ottocento, e sostanzialmente rappresenta un po' il simbolo del progresso dell'uomo, che poi però purtroppo si scatenerà in alto, cioè si arriverà un po' a un regresso con la Prima Guerra Mondiale. Ma questo, diciamo, lo lascio pensare anche a voi e dire anche a voi. Ovviamente, ripeto, anche qui, se avete impressioni, sensazioni, fatemi subito un cenno che vi faccio parlare. Allora, a livello politico, facciamo un po' anche di geografia. Quindi questa cosa, queste mappe, sostanzialmente si vedevano spesso nei libri di scuola. Ho scelto questa, non per i colori, che magari col contrasto, un attimino la faccio vedere anche al buio, col contrasto magari dell'azzurrino, un po' col mare potrebbe confondere, però perché qui spiega quali sono gli stati della triplice alleanza e quali sono quelli della triplice intesa. Perché? Che succede in Europa negli anni di fine 800? Si creano delle alleanze. Ovviamente queste alleanze, nella realtà dei fatti, erano molto 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 variabili. In particolare, finché c'era Bismarck in Germania, la vecchia Prussia, il vecchio impero prussiano, sostanzialmente Bismarck aveva fatto in modo di mantenere una sorta di pace, un po' come avviene anche, è avvenuto fino ad oggi, fino a quest'anno in Europa. C'era stato un sistema un po' che aveva mantenuto la pace, relativa ovviamente, però fra le grandi potenze europee c'era stata pace per circa 40 anni. Quindi lui che cosa aveva fatto? Aveva fatto un'alleanza appunto con la Russia, perché il nemico in quel momento era la Francia, fino all'Ottocento, e con l'Austria, perché chiaramente l'impero austro-ungarico fa parte del ceppo germanico, quindi chiaramente faceva parte appunto di questo piano, e anche con l'Italia. L'Italia, perché l'Italia? Perché geograficamente vicino all'impero austro-ungarico, chiaramente in caso di attacco della Francia poteva aiutare la Germania, e quindi ha scelto proprio Bismarck questo tipo di alleanza. Ma c'è un problema. Chiaramente l'Italia era nemica giurata dell'impero austro-ungarico. Quindi questa alleanza aveva già dentro sé dei semi che non potevano, diciamo, germogliare nella maniera giusta, proprio in partenza. Per quanto riguarda l'altra alleanza, che è la triplice intesa, abbiamo appunto l'impero russo, la Francia e la Gran Bretagna. Queste potenze fra di loro non erano all'inizio molto coese, anzi, in realtà tutto è nato a causa proprio delle mire dell'imperatore Guglielmo II di stracciare il trattato con la Russia, tra Germania e Russia. E di fatto la Francia in quel caso aiutò la Russia a svilupparsi un pochino, chiaramente non in maniera come possiamo immaginare noi, però un pochino gli ha dato una mano a livello industriale, ha creato un po' di ferrovie, ha creato un po' un sistema, come possiamo dire, a livello tecnologico più avanzato forse. La Gran Bretagna voleva semplicemente avere fine, no, alle guerre a livello mondiale con la Francia, perché il grande rivale fino ad allora dell'Inghilterra era stata appunto la Francia. Quindi questa è un po' la situazione che si presenta a livello sociale, politico e tecnologico. Ok? E siamo ovviamente a inizio Novecento. Luce, la luce. Sì. Ok, che cosa mancava per far scatenare una guerra? Un attentato. Ma non era per forza un attentato, adesso è un'altra cosa, perché sostanzialmente nei tre anni prima della Prima Guerra Mondiale, questa cosa è saputa, però a volte ce la si dimentica, ci sono state altre tre guerre, c'è stata la guerra in Libia, ci sono state la prima e la seconda guerra balcanica. Sostanzialmente era facile che ci fosse una guerra, ma perché è scoppiata lì? Scoppiata lì perché nella penisola balcanica l'impero turco prima la controllava, per secoli ha controllato la penisola balcanica. Okay? Successivamente è venuta a mancare la forza dell'impero turco e i paesi della penisola balcanica, in particolare la Serbia, volevano l'indipendenza. Sulla penisola balcanica però c'erano due mire per ottenere, diciamo, quel pezzo di terra. Una era quella austro-ungarica, perché chiaramente l'Austro-Ungheria, faccio vedere rapidamente una mappa, era lì. Lì abbiamo la Serbia, vedete in verde, l'Austro-Ungheria è lì e quindi la voleva, ma anche l'impero russo, perché l'impero russo
diciamo, essendo un popolo slavo, aveva interesse a unire gli altri popoli slavi, perché tutta la penisola balcanica, a parte la Grecia, è fatta da persone che parlano slavo, sostanzialmente. Quindi era molto molto possibile che ci fosse una guerra. Il caso è stato appunto l'attentato di Sarajevo all'arciduca Francesco Ferdinando, da parte appunto di un operatore di un'associazione, diciamo, segreta, oggi diremmo tipo la CIA, no? Immaginate, a quei tempi, però appunto ci fu questo attentato. E praticamente l'Austria dichiarò guerra, l'impero austro-ungarico dichiarò guerra alla Serbia, a catena la Russia dichiarò guerra all'impero austro-ungarico e a catena ancora la Francia dichiarò, la Germania dichiarò la guerra alla Russia e la Francia e l'Inghilterra dichiarò la guerra alla Germania. Scoppiò la guerra. Il 28 luglio del 14 iniziò la guerra. E interessante un attimino, visto che stiamo parlando di questo elemento, come il caso, no? L'elemento del caso a volte può giocare un ruolo. Ora, voi pensate, se ci fosse stato magari uno scacchista tipo Bismarck, che non aveva interesse a fare altre guerre, no? Magari, anche se un attentato che chiaramente è una situazione drammatica, però forse arrivare a un livello, non so, di diplomazia, un livello diverso, forse poteva evitare una guerra. Lo stesso Giolitti, e non è un caso che io l'ho messo nelle tre liste in questa slide, non è che lui non volesse ottenere i territori italiani, che insomma in cui c'era gente italiana che però era sotto l'impero austro-ungarico, però lui non voleva che ci fosse uno spargimento di sangue nella popolazione. Cioè, l'interesse del grande statista deve essere sempre, non deve essere, dovrebbe essere quello di garantire quantomeno la pace per il proprio Stato e senza appunto avere un costo di vita umana. Non dico che sia giusto, che sia sbagliato, però se ci pensiamo, anche insomma visionando anche ad oggi, a volte queste cose non si verificano, non si verificano. Ovviamente, se avete commenti, alzate la mano. Allora, gli interventisti, entrate in guerra dell'Italia. Ovviamente parlo un attimino dell'Italia, non perché le altre appunto nazioni non abbiano un peso, una rilevanza, anzi tutto il contrario, però è la storia che un po' ci tocca più da vicino, quindi mi sembra giusto parlare anche di più dell'Italia. Tra il 1914 e il 1915 comunque la guerra fu abbastanza rapida, perché praticamente la Germania si è vista cerchiata. Da un lato aveva la Russia, l'impero russo, dall'altro lato aveva la Francia. Qual era lo scopo dell'impero tedesco? Era quello di sbarazzarsi rapidamente della Francia e poi, perché comunque c'era riuscita già una volta, e poi attaccare la Russia. Questa cosa non riuscì, perché la Francia resistette. E allora che cosa accadde? Accadde che la guerra diventò stazionaria, cioè si fermò in blocchi, cioè i soldati stavano in delle posizioni, immaginate, gente che stava in delle posizioni e aspettavano finché l'altro non attaccava. Quindi stavano giorni e giorni così. Questo che cosa portò? Portò al fatto che anche l'Italia, insomma, si chiese se dovesse entrare in guerra, perché nel trattato che aveva stipulato non era costretta a entrare in guerra, dato che la guerra l'aveva causata l'Austria e nel trattato che aveva, quello appunto della Triplice Alleanza, stabiliva che l'Italia doveva entrare in guerra solo in caso di guerra difensiva, ma non era questo il caso, perché se no era una guerra offensiva. Quindi, diciamo, ha avuto, per modo di dire, con i giusti termini, il vantaggio di poter aspettare un anno. Però poi c'era il dubbio, perché anche qua la diplomazia internazionale chiedeva all'Italia di schierarsi. Da un lato gli austriaci volevano che si schierasse dalla loro parte e dall'altro lato gli inglesi e i francesi volevano avere un nemico in meno. Quindi sostanzialmente c'è stato un problema a livello di schieramento. Alcuni, tipo appunto i neutralisti, che erano i cattolici per ovvi motivi a livello anche comunque religioso, non potevano credere nella guerra, altrimenti andava un po' in contraddizione con alcuni dogmi e credi. I socialisti, perché i socialisti? Perché loro avevano una visione di lotta più di classe che di potere, che poi sfoceranno con un ramo nel comunismo russo, ma ora non ne parleremo ovviamente,
Però chiaramente che cosa accade? Che loro vedevano più la lotta di classe, non importava la guerra capitalistica fra due paesi, fra due nazioni, che oggi diremmo così poi, e infatti non era anche solo questo, però non interessava. I liberali giolittiani che vi ho accennato prima, Giolitti per tanto tempo è stato criticato, ma lui non voleva semplicemente spargere il sangue italiano. Quindi poi criticare una persona che non vuole che muoiano i tuoi uomini, non so, insomma, è un po', ecco, far riflettere. Bisogna, ecco, fare mai una discussione a parte. Le masse contadine del sud perché l'ho messa qua? Perché nel sud Italia, e possiamo fare anche un confronto con i giovani in cerca di gloria nazionalisti, perché è vero che c'erano tanti giovani volontari, ma chi erano fondamentalmente? Erano ragazzi, figli della borghesia, che andavano a scuola e che poi magari andavano anche all'università. O comunque, anche se andavano all'università, hanno fatto un certo grado di scuola. Ora, dobbiamo ricordarci che in Italia ancora non c'erano tutte le terre conquistate, mancava il Trentino Alto Adige e mancava una parte del Friuli, la Venezia Giulia sostanzialmente. Quindi si era rimasti un po' con l'idea che si doveva completare l'unità d'Italia. E tutti i ragazzi di quell'epoca crescevano, proprio immaginate un ragazzo di quell'epoca cresceva con l'amore della patria. Oggi non sappiamo magari neanche cosa sia, viviamo in un mondo un po' globalizzato, fa parte della storia, la globalizzazione così come la nazionalizzazione, cioè una specie di percorso, un processo, diremmo. Però sostanzialmente loro erano molto molto più devoti a una causa di tipo nazionale rispetto a quello che potremmo vedere oggi. Se vogliamo fare un paragone, è più simile, sono sempre più simili ai ragazzi ucraini che oggi difendono un po', diciamo, la loro terra, insomma, nella guerra ucraina. Potremmo fare altri paragoni nei paesi, diciamo, medio orientali, però per farti capire un pochino l'idea. Gli industriali ovviamente avevano motivi d'altra ragione, volevano chiaramente avere un profitto. C'è da dire che una parte degli industriali volevano ottenere un profitto vendendo le armi alle altre nazioni, ma senza far entrare in guerra l'Italia. C'era anche questa qua. I futuristi, di cui ho messo anche il manifesto, sostanzialmente erano un po' dei letterati, degli artisti, diciamo, loro avevano una visione un po' più, come dire, evoluzionistica ma progressista della realtà, e pensavano che nella guerra si riuscisse a ottenere il risultato massimo e lo scopo massimo della nazione, ma anche dell'individuo. In tutto questo discorso, faccio notare, poi potete aggiungere voi anche sulle mie parole qualcosa, una riflessione. Secondo voi anche, no? L'idea di base è che ci fosse un'identità collettiva o individuale all'epoca, nelle varie nazioni, neanche in Italia, ma non nelle varie nazioni. C'è qualcuno individuale. Chi l'ha detto? Individuale. Mari, lo Stato, per esempio, prendiamo l'Italia che ci aiuta anche in questo discorso, c'è lo Stato liberale. Lo Stato liberale era uno Stato che comunque era formato da poco, in cui c'erano sì i diritti degli individui, ma possiamo paragonarli ai diritti che ci sono oggi? Cioè, mi verrebbe in mente di paragonare i diritti che c'erano 100 anni fa con quelli che c'erano oggi? Chiaramente no. Ma questo discorso, forse, anche purtroppo, direi, a causa della guerra, ha portato ad avere un rispetto, almeno sulla carta, di alcuni diritti che prima non venivano considerati. Ora parleremo adesso per vedere alcuni elementi storici, alcuni reperti storici, in cui sostanzialmente vedremo anche poi i soldati che cosa pensavano. Cioè, i soldati che andavano in guerra, molti andavano, sapevano andare a morire. Oggi noi ci pensiamo a questa cosa, ma una volta, non avevano grande alternativa. Ed ecco che le masse contadine del sud Italia, che sì, andavano in guerra, ma andavano a combattere dove? In Veneto, non sapevano neanche cosa fosse il Veneto. Cioè, venivano dalla Sicilia in Veneto, erano analfabeti molti. Non sapevano dove stavano andando e per cosa stavano combattendo. Sì, c'era un ideale, una nazione, uno Stato, ma fondamentalmente qual era il loro scopo lì?
era quello proprio di affrontare un vantaggio da tu, cioè ottenere un vantaggio per l'altro. Non è una critica contro lo Stato italiano, contro nessuno Stato, però mi fa pensare a quanto oggi siamo più consapevoli e quindi più fortunati di quei ragazzi di allora. Sì. Allora, posso... Sì, 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 certo, assolutamente. Sì, grazie. No, solamente tre brevissimi appunti riguardo quello che hai giustamente puntualizzato fino a questo momento. Riguardo l'aspetto diplomatico, effettivamente in un primo momento ci fu il tentativo di risolvere subito dopo l'attentato di Sarajevo la questione senza ricorrere alle armi, fu il famoso ultimatum appunto della Ungheria alla Serbia, di vari punti. Quello che fece alla fine scoccare la scintilla della guerra fu il fatto che il governo serbo si accettò tutti i punti di questo ultimatum, tranne quello che diceva che bisognava che degli ispettori austriaci indagassero sull'eventuale coinvolgimento del governo serbo per l'attentato all'interno dell'organizzazione nazionalista di Prinzip, la Manonese. E poi un'altra cosa riguardo anche appunto la neutralità dei cattolici e dei socialisti, vi erano ovviamente perché nel caso dei socialisti perché la guerra era vista una guerra imperialista che metteva i proletari gli uni contro gli altri, manovrati appunto dai loro padroni che guadagnavano con le commesse militari, con gli industriali, l'abbiamo visto, erano a favore della guerra appunto per questo motivo. E anche lo sappiamo che Mussolini, quando poi si scivolò su posizione interventista e fu espulso dal Partito Socialista, fondò il suo giornale interventista Il Popolo d'Italia, grazie ai capitali e alcuni industriali francesi che avevano interesse a tirare l'Italia in guerra dalla loro parte. Anche dal punto di vista dei cattolici pure c'era, diciamo, una visione ovviamente umanitaria, ma c'era anche il fatto che l'Austria era la principale potenza cattolica. Attenzione, qua chiaramente è una semplificazione. Sì. All'interno del schieramento c'era una parte un po' così e una parte un po' c'erano tante motivazioni, c'erano pure dall'interno e disse che fossero tutti fondati, c'era pure gente come Salvemini che sinceramente che era la via diplomatica, anche per la guerra vedeva l'occasione appunto come hai detto tu per completare il processo di risorgimento. Però diciamo che noi eravamo, è come se noi avessimo avuto a livello sia statale, ma ripeto anche nelle scuole, per cui immaginate un bambino che andava a scuola, non lo so, un Giacomo qualunque, che andava a scuola e gli veniva detto vedi che nel risorgimento italiano Garibaldi ha conquistato il sud Italia, poi c'è stata l'annessione di Roma e lo Stato Vaticano, mancano queste terre. Se tu riesci, un giorno riusciremo, a conquistarle, c'è una grande gloria per l'Italia. E noi lo cresciamo anche un po' con queste terre. Tanto che quando arriviamo primo anno di guerra, attenzione, io dico primo anno di guerra, ma intendo anche prima, poi la data delle lettere lasciamo la stare perché sono anche postume alcune, non è quello l'importante, però per far capire che cosa potesse passare nella testa di alcuni ragazzi, di alcuni chiaramente. Infatti io leggo, in ogni caso, la lettera di Roberto Salavatti, praticamente, in ogni caso qualunque cosa succeda, stai sicuro che compirò intero il mio dovere di italiano, di soldato, fino a che lo potrò. E lo compirò senza inutili temeri a rità e senza sbavanderie vane, ma senza paura e con la fierezza di essere figlio tuo e della mamma, con la sicurezza che per quanto potesse essere grande il tuo dolore, tu mi preferiresti morto che vive. Dico, chiaramente, stiamo parlando di un ragazzo di 100 anni fa, io non penso che riuscirei a dire una cosa così a mio padre, preferirei morto che vive, perché non c'è mentalmente quella concezione lì, ma perché siamo cresciuti in un ambito diverso, un processo diverso, per nostra fortuna. Quindi l'amore per la patria, conclusione del ciclo, fame di gloria, lotta contro la quotidianità, l'immobilismo e la noia. Quindi queste sono un po' le caratteristiche di alcuni giovani ragazzi. Non è che possiamo appunto fare tutta l'erba un fascio, ma c'era questo aspetto. C'era questo aspetto. Adesso guardiamo un attimino l'aspetto un po' più tecnico, magari un po' più curioso per certi versi, per altri forse un po' più noioso, però ci aiuta anche un po' a capire come vivevano queste persone, perché magari queste cose nei libri un po' si vedono, ma si vedono così in maniera molto approssimativa. Allora, le trincee, iniziamo dalle trincee. Voi immaginate che tutti i ragazzi, tutte le persone, vivevano nelle trincee. Dormivano là, mangiavano là, facevano i loro bisogni lì, cioè loro stavano lì. Non c'era altra cosa. Le trincee che cos'erano innanzitutto? Erano delle specie di fosse enormi
in cui appunto stavano tutti i soldati e tutti, diciamo, tutti anche coloro che non erano soldati, ma sono anche alcuni giornalisti che venivano, no? E dovevano vivere lì. Voi immaginate vivere così nella terra? Era anche un po', come dire, difficile, proprio dal punto di vista mentale. Che ogni giorno mi alzo e vedo un stretto lembo di terra e devo attraversare questo stretto lembo di terra, perché se si alzavano mi sparavano dalle altre parti. Le trincee avversarie, quelle ostie che prendiamo come esempio, ma anche tra Francia e Germania c'è stata molto questa tattica presente per tutta la guerra, sostanzialmente ti sparavano appena vedevano un movimento di un cappello o una cosa del genere, perché erano comunque vicine, parliamo di 50 metri a volte anche 100 metri, però diciamo distanze molto corte. Quindi non c'era grande possibilità di uscita. La vita nelle trincee comportava anche la paura, ecco appunto, come dicevo, di essere colpiti o dalle, diciamo, mitragliatrici, diremmo oggi, comunque modelli tipo la Fiat Revelli, oppure il fucile austro, ma anche italiano, perché carcano sostanzialmente, che è in dotazione pure dell'esercito austriaco, che sparava proiettili da 6,5 mm esplosivi. Erano i famosi proiettili a punta. 6,5x52. Esatto. Ma il Lager è il fucile che ufficialmente colpì Kennedy, John Kennedy. No, questo non lo sapevo. Era il carcano, ma il Lager, quel modello, a coccana da 56 cm, con un proiettile a 6,5x52, round nose, con punta tonda. Ed è un fucile che comunque inizialmente nacque con un fucile a canna lunga, che aveva circa 72 cm, e poi fu accorciata per gli assaltatori. Sì. Però comunque sia è un'arma ufficialmente fucile, ma secondo me non fu ucciso da quel fucile. Questo è un altro argomento. Okay, però la cosa tremenda, perché io ho messo questi proiettili, ma ci dice questa cosa con i proiettili. No, i proiettili, perché se questi proiettili colpivano la carne, la tranciavano. Mentre prima c'erano dei proiettili un po' a palla, ancora. Diciamo, fino a manco a prima della metà dell'Ottocento, perché poi c'era la guerra di secessione, già iniziano a cambiare. Però erano utilizzati molti proiettili un po' a palla, no? Immaginate quei proiettili a forma di palla. Poi questi proiettili a forma lunga incominciano a tagliare, tranciare le parti umane del corpo. I mali vedi, gente che poi perdeva la gamba, perdeva il braccio, perché? Perché veniva colpita da questi proiettili. Quindi erano gravi, ovviamente non sono i proiettili. C'era appunto quella bombarda, c'erano anche i cannoni. La bombarda era un'arma sostanzialmente utilizzata per spianarsi la strada, quindi attaccavi con la bombarda e poi permettevi al tuo esercito, che aveva ammorbidito l'esercito nemico, di fare un assalto, cosa che sostanzialmente poi nei fatti non accadeva così, anche perché molte volte dovete sapere che il fuoco con cui morivano i soldati era proprio il fuoco amico, perché sbagliavano traiettorie, se bombarde per esempio, e colpivano i propri soldati, sia ovviamente sia l'esercito italiano ma anche l'esercito austro-ungarico, tedesco e francese. Vediamo poi le difese di trincea, le armature d'assalto e le maschere antigas. Allora, quello che vedete lì è un cavallo di Frisia, sostanzialmente è una sorta di recintato che veniva messo praticamente per difendere la trincea. I soldati che caspita dovevano fare per arrivare alla trincea nemica, oltre a bombardare diciamo provare appunto un assalto, dovevano togliere prima, la notte magari preferibilmente, perché di giorno ti sparavano gli austriaci, se tu uscivi dalla trincea ti sparavano, ti beccavano subito, quindi dovevi uscire la notte, specialmente magari un tenente con altri 3-4 soldati semplici, quindi diciamo in basso grado di ufficiali, dovevano uscire, comandare questo squadrone e poi andare a tagliare in qualche maniera, o con dei candelotti o con delle pinze a volte, questi cavalli di Frisia. Ma questa tattica, diciamo, funzionava poco, perché poi i vari eserciti intanto si conoscevano, cioè conoscevano le tattiche dell'altro esercito, e poi comunque era un lavoro laborioso e difficilmente poi non venivi beccato alla fine del lavoro dalle sentinelle. Poi abbiamo le corazze farina. Voi immaginate che i soldati anche nella prima guerra mondiale venivano vestiti come guerrieri un po' medievali chiaramente, non medievali.
cioè venivano fatti indossare ai soldati, non so, all'esercito italiano, delle corazze per fargli fare un assalto, perché dicevano, ovviamente i comandanti, con le corazze siete più sicuri, potete andare all'assalto, potete fare, cioè, un assalto più tranquillo. In realtà erano anche corazze della morte, perché venivano perforati proprio da quei proiettili lì e quindi poi morivano immediatamente. O comunque, diciamo, restavano in agonia a seconda poi della ferita che riportavano. Tanto che, come mi diceva anche il signor Calissi l'altro giorno, avevano poi questi soldati, alcuni, delle mazze. Perché purtroppo per i ragazzi e comunque le persone che erano in condizioni gravissime, quindi non si potevano riportare indietro, perché i feriti si riportavano indietro, ma quelli che erano in condizioni gravissime venivano lasciati lì, per non farli morire in agonia gli veniva dato un colpo di mazza in testa. Quindi sostanzialmente vedete anche poi molte persone come sono morte, noi pensiamo magari se sono morte nello scontro austriaci contro italiani, in realtà neanche si vedevano, magari venivano uccisi dal fuoco amico oppure così, oppure da una pallottola casuale, da un pezzo di terra, cioè si moriva per la qualunque, per qualunque motivo. Le maschere antigas, preso un attimino una lettera di questo ragazzo Americo Orlando, sostanzialmente lui dice, si rivolge alla madre, dice: amatissima mamma, gli austriaci il 14 di questo mese davanti al mio reggimento tentava col mezzo barbaro di gas asfissiante, scritto ovviamente in italiano, diciamo cent'anni fa, nella quale grazie ai beni preparativi della maschera italiana contro i gas asfissianti e lacrimogeno lo abbiamo infranto sotto la nostra barriera di ferro spinoso l'assalto nemico che tentava di sorprenderci per mezzo del terribile rumore di gassi che inverdisce gli abiti, i bottoni, l'erba e fa fermare gli orologi. Le maschere antigas sono un altro elemento che compaiono in questa guerra, perché appunto, come dicevo prima, grazie alla rivoluzione, alla seconda rivoluzione industriale, sostanzialmente appunto si è inventate anche queste armi chimiche e si utilizzavano i gas ovviamente sia per uccidere ma anche per stordire le difese avversarie e fare un assalto. Ma come vi ho detto, l'assalto, gli assalti erano difficili perché c'erano le maschere antigas, c'erano i cavalli di Frisia, quindi puoi fare più, sia per un lato che per l'altro. Dubbi, domande, interventi, qualcosa che vi ha incuriosito? Caso? Ok, la vita nelle trincee e l'organizzazione gerarchica. Bene, mi leggo un attimino questa parte. Però Luca, scusami, tu sì, devi fare delle domande al pubblico per farli intervenire, perché se tu, certo, parli così non intervenirà mai nessuno, non so se mi segui. Sì. Devi stimolare un po', sì, il pubblico. Sì. Dico, su questi sistemi avete, non so, qualche curiosità magari? Mi è mai capitato di vedere appunto, non so, le corazze farina, ad esempio? Ok. Però vorrei che parlassero anche gli altri. Visto alcune all'Ares Museum, al Museo Militare a Vienna, c'erano anche le mazze, impiegate sia all'esercito italiano che a quello inglese, anche all'Imperial War Museum a Londra, ci sono diverse, proprio le corazze, scritta la corazza della morte, insomma, altre cose del genere, poi anche queste mazze, che comunque erano usate anche il corpo a corpo, perché poi quando si arrivava finalmente alle trincee o con la baionetta, con le mazze, le asce, cioè andava a finire proprio come nel Medioevo, di fatto, quando si arrivava corpo a corpo, se si arrivava. Scusa, io vorrei parlare della guerra di trincea. Allora, questa guerra di trincea che cos'è? Però rendiamola attuale ai tempi d'oggi. Noi siamo chiusi in delle barricate, cioè vorrei che facessimo degli interventi per quanto riguarda la guerra di trincea attualizzata in un certo qual senso. Se voi pensate che ci sono ancora quelle condizioni, oppure non ci sono completamente, di questa guerra di trincea, cioè rimanere chiusi in se stessi, io voglio di questo, se c'era qualcosa stimolante sotto questo aspetto. Città, a livello psicologico, a livello psicologico. Noi siamo trincerati di cose. Siamo trincerati, vabbè, da un punto di vista. Comunque sei troppo lontano, ti puoi passare più avanti, perché non riesco a riprenderti. Sì, perché secondo me stiamo parlando di un periodo storico troppo distante e lo vorrei attualizzare, Luca, se ci riusciamo a attualizzarlo. Tieni, tieni. Cioè di questa guerra di trincea odierna. Grazie. Metti 9. No, non mi fa non mi pensare. Vabbè, vai. Scusami.
No, riguarda la guerra dei trincee, quella che intendi tu, quella sociale, psicologica, quella sì, poi diciamo questi due anni sono stati la ciliegina sulla torta, c'è stato un processo di 30 anni di destabilizzazione della società, quindi di conseguenza poi ora, prima hanno fatto il pan di Spagna, poi ci hanno messo la crema, una secondo strato, un terzo strato, e ora poi ci hanno messo la crema finale, ora c'è la ciliegina, ciliegine. E quindi di conseguenza hanno cercato di isolarci nel migliore modo possibile, sono stati dei grandissimi progettisti e architetti della società, che hanno fatto delle cose un capolavoro. Che Pippo, che vuole parlare? Non ci vuole parlare Pippo. Vai Pippo, Pippo, vai. Intanto bisogna dire che stiamo parlando... No, 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 ci serve, serve il microfono Pippo, se no non si sente. Stiamo parlando di guerra. E oggi la guerra è una guerra economica. E quindi chi muore è il poveraccio. Il fatto è che pensare che di quello che stava dicendo Rosi, il momento in cui siamo uno contro l'altro, il potere acquista sempre più potere. Io non credo che il nemico sia quello dell'altro Stato, o il Stato dove. Il nemico è oggi più che mai è quello della porta accanto. Fin quello della porta accanto, per cui e non prima cambiamo idea e pensiamo che l'altro è un nostro nemico, chiunque altro non finisce mai. Oggi più che mai la guerra nasce da un bisogno di potere energetico, domani ci sarà un'altra guerra quando quell'energia non basterà per tutti, e quindi si deve rivedere il nostro modello di vita. Ok, grazie. Ok, vabbè, vabbè, posso, però, sì, vai, continua. Diciamo rapidamente che nelle trincee l'organizzazione gerarchica era un po' difficile, no? Tu dovevi vivere una vita d'attesa e di stenti, quindi un po' era anche quello che diciamo anche oggi, no? Cioè magari, per dire, le trincee, le barriere che abbiamo nella vita possono essere varie, ma possono essere anche nostre. Ma una volta, quando si andava in guerra in questi casi, il problema è che tu avevi un comando e dovevi rispettare quelle regole. Quello che dicevo prima, quando chiedevo appunto il diritto dell'individuo e dello Stato, cosa veniva prima lo Stato, è anche un po' questo. Oggi noi abbiamo la possibilità di avere una libertà, di avere dei pensieri anche diversi rispetto alla massa, come abbiamo visto anche nell'epoca, diciamo, di internet e poi anche nel virus, insomma, abbiamo possibilità. Una volta no, c'è una rigida gerarchia. E questa cosa qui mi sembra importante anche evidenziarla sulla base poi di quella che è la guerra vissuta anche dai poeti. Per esempio, Giuseppe Ungaretti fa appunto un paio di poesie molto importanti, non fa solo queste, però ho preso una scelta e due, rapidamente le leggo e poi darò la parola a Michele per far leggere appunto un testo di un soldato che ha dovuto fare anche determinate scelte durante la guerra e che, insomma, sono cose che poi fanno pensare, fanno riflettere. Allora, veglia. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato con la bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore, non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Immaginate vivere con una persona morta a fianco e pensare, ma io ce la farò, sarò il prossimo. E scrivere questo e riflettere su questo. E questo era nel 1915, proprio all'inizio della guerra per l'Italia. Nel 16, con Porto Sepolto, addirittura scrive, di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, il mio cuore è il paese più straziato. Quindi il dolore sia individuale che poi si allarga anche a tutta la condizione degli altri. Questa è la condizione della guerra e per fortuna noi non la stiamo vivendo, noi italiani, oggi.